Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi mostro gli acquisti che ho fatto da Tigotà oggi con le offerte che c'erano e delle cosine che ho preso al DM nei giorni passati. Parto dal DM perché sono solamente quattro cose. Ho preso, che era in offerta, il Citrosil per i pavimenti, disinfettante, elimina fino al 99,99% dei batteri, rimuove lo sporco, fresco profumo. Ne ho già uno che è in uso e che sta terminando, mi sono trovata bene e quindi l'ho ripreso visto che era in offerta, lo utilizzo solamente per pulire il bagno e la cucina. Poi ho preso due prodotti per i piedi di Balea. Allora, uno è questo qua ed è il pediluvio con il 15% di urea, 200 ml. Ne ho sentito parlare benissimo e quindi ho voluto provarlo anch'io. E poi, sempre per i piedi, questa mousse al profumo di cocco. Più che altro perché mi piaceva la confezione, in realtà non ne avevo bisogno. Poi un prodotto che viene messo sempre tra i preferiti da tutte qua su YouTube e che però nel mio DM non c'erano, sono questi contorno occhi, questi patch contorno occhi al Q10. Questi qua appunto l'altro giorno mentre passavo li ho visti e ho voluto prenderli, è prima volta nel mio DM perché io non li avevo mai trovati. Costano sulle 3 euro e qualcosa, mi sembra sono 6 paia e niente, vi saprò dire. Poi, per quanto riguarda il Tigotà, c'erano le offerte e ho preso tutto a 99 centesimi, tranne due cosine. Allora, intanto ho preso il Badedas al mojito. Ne ho sentito parlare bene, a me piace molto il mojito e l'ho preso. Questa diciamo che era la cosa che non mi serviva, tutto il resto ho preso cose utili. Ho preso poi la carta, quella disegnata, anche questa 99 centesimi, Cartica, il marchio con appunto tutti i disegnini, avocado, pezzi di pane, eccetera, insomma, carine. L'ho prese, costavano 99 centesimi, dovevo comprare la carta per la cucina, ho preso quello. Poi ho preso il Lisoform VC Gel tutto in uno, questo qua, ce n'erano di vario tipo, però io non voglio utilizzare prodotti con candeggina perché a me dà fastidio e ho preso questa che a regola non dovrebbe avere la candeggina, non mi ricordo però se l'avevo già provato e non mi era piaciuto. Non me lo ricordo. Comunque 99 centesimi anche lui. Ho preso poi i guanti della Spontex. Io ho preso la M, credo che penso sia la misura giusta. Io non lo so i guanti quanto vi durano a voi. A me durano un paio di giorni. Sì, mi stanno. Durano un paio di giorni, poi devo buttarli via. Infatti non li utilizzo praticamente mai, li utilizzo solo quando devo andare a fare quelle cose dove utilizzo prodotti che possono irritare moltissimo la pelle, ad esempio quando devo dare l'antimuffa, cose insomma particolari. Poi io il resto pulisco sempre senza guanti, anche il bagno, perché alla fine sto da sola e quindi Non mi interessa mettere i guanti. Poi ho preso i fogli cattura colore della Home Circus, 14 fogli, 99 centesimi anche loro. Di solito io utilizzo quelli della Gamex che sono i miei preferiti, 1 euro 10 pezzi, però anche questi sto utilizzando, non sono malissimo e quindi per 99 centesimi li ho presi. Poi ho preso sempre 99 centesimi di quando è l'alluminio, che non utilizzo quasi mai, però per alcune cose mi serve, ma veramente questo rotolo penso che ci farà un anno e mezzo, perché veramente ne utilizzo pochissimo. Come utilizzo veramente molto poco, anzi sto cercando di non utilizzarla praticamente più, è la pellicola, anche questa 99 centesimi della Cookie, e niente, l'ho presa perché per alcune cose ancora non riesco a sostituirla, però insomma vediamo se più avanti con il tempo riuscirò a non utilizzarla più. Poi ho preso del marchio Carta Calla i Kleenex, questi qua,
La confezione è molto carina, però io poi ho il porta Kleenex, quindi non si vedrà, però è veramente molto carina, 99 centesimi anche loro. E infine due cose, questo era in offerta ma venivano 1,20 euro e sono le serviettine igienizzanti di Citrosil, questo qua è al limone, sono 40 salviettine. E poi ho preso, perché sono rincoglionita, le penne blu, queste qua, anche qua, forse 1,28 euro, non mi ricordo di preciso, poco più di 1 euro, due penne, perché io avevo comprato alla Lidl un pacco di penne, pensavo fossero penne nere, in realtà le ho prese blu alla Lidl, quindi niente, le ho riprese nuovamente blu perché sono cretina. Comunque quelle nere non c'erano da antichità, dovrò poi andarle a prendere perché in Toscana la scuola inizia il 14 e niente, mi aspetta l'ultimo anno alle serali, quindi mi servono anche le penne. Benissimo, quindi questi erano gli acquisti che ho fatto. Fatemi sapere se avete provato questi prodotti e cosa mi consigliate. Il video comunque finisce qua. Se vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!